Assessore, a che punto siamo? Beh, siamo a un buon punto. Devo dire che oggi, poi tra l'altro, ci troviamo qui in quello che è uno dei plateatici simbolo di questa politica adottata dall'amministrazione anche prima dell'emergenza pandemica. Questo è proprio un esempio di quanto lo strumento del plateattico non sia semplicemente un modo per far lavorare meglio e metterli nelle condizioni migliori i bar e i ristoranti, ma anche quello di valorizzare la nostra città, sia del patrimonio che abbiamo in centro storico e anche magari di recuperare aree verdi come quella in cui ci troviamo, Piazzetta San Biagio. Potete guardare con i vostri occhi lo spettacolo che è diventato. Che cosa succederà il mercoledì sera a Vicenza nella nostra città? Ma diciamo che i mercoledì del Palladio del Pigafetta sono una bellissima iniziativa che dimostra quanto la sinergia tra amministrazione e pubblici esercizi sia assolutamente strategica ai fini dell'attrattività di tutta la nostra città. È uno spettacolo vedere ogni mercoledì i plateattici tramutarsi in palchi con degli artisti che si alternano, delle serate che diventano magiche e che di fatto rendono ancora più belli questi salottini che abbiamo creato nel centro storico e anche nei quartieri. L'ennesima dimostrazione di quanto i gestori di bar e ristoranti abbiano deciso di investire non solo nel proprio locale ma anche nel contesto che li circonda in un momento difficile come quello dell'emergenza pandemica che stanno vivendo. Un'importante sinergia tra commercianti che concedono il loro spazio e ristoratori. Sì, perché tra di noi ci dobbiamo anche uno capire l'altro la situazione e cercare di non ostacolare ma favorire questo movimento, questa musica, tavoli, quello che può essere, tutta una cosa che aiuta uno e l'altro, insomma, fa rivivere un po' la città, ecco, è questo che mi fa piacere che si mettano anche qua davanti perché dico ok, bene. Il tuo è un esempio di quello che sta succedendo mercoledì sera qui a Vicenza? Assolutamente, abbiamo iniziato più di un mese fa ormai con questa iniziativa di rivitalizzare e ripopolare il centro storico attraverso la musica e quindi ogni mercoledì si alternano degli artisti diversi e è bellissimo perché c'è un grande riscontro da parte della clientela. Ogni weekend e ogni mercoledì avere la possibilità di fare musica dal vivo significa dare un'alternanza anche ai generi e ai clienti piace molto, insomma, vedere l'artista di persona. Siete già al decimo appuntamento? Siamo già al decimo appuntamento e speriamo di arrivare fino a fine estate con questo format, insomma, sta funzionando molto. Il mercoledì sera da un paio di mesi c'è stata questa bellissima iniziativa del Comune di Vicenza di autorizzare una decina di locali o poco più a eseguire dei concerti, degli eventi dal vivo, dal DJ, al violinista che sia. Trovo che sia un'iniziativa fantastica soprattutto per la ripartenza in questo periodo e per rivitalizzare il centro di Vicenza che comunque è sempre stato magari nella nostra regione quello un po' più marginale rispetto a Padova, Verona che sia. Quindi sono assolutamente pro questa iniziativa e siamo contenti che, visto insomma, l'entusiasmo dimostrato da parte dei clienti, che sia andata avanti anche a luglio, agosto e settembre.